I grew up and became a political activist, participating in student struggles, the anti-war movement, and most of all, in the movement for the liberation of African Americans in the United States. I later joined the Black Panther Party, an organization that was targeted by the COINTELPRO program, a program that was set up by the Federal Bureau of Investigation. To eliminate all political opposition to the U.S. government's policies, to destroy the Black Liberation Movement in the United States, to discredit activists, and to eliminate potential leaders. Under the COINTELPRO program, many political activists were harassed, imprisoned, murdered, or otherwise neutralized. As a result. Qualche volta capitava che avessimo fame, ma senza un posto dove mangiare, altre volte avevamo sonno, ma non c'era un albergo o un motel dove eravamo ammessi. Se mi metto a fare il conto di tutti i gabinetti e i ristori di colore, di tutti i sedili in fondo agli autobus e le carrozze ferroviarie segregate, oppure di tutti i posti nei quali non potevo andare, la somma mi porta a un bel mucchio di rabbia. E così, quando ho visto questa gente del NAACP, ero pronta a fare qualsiasi cosa che essi stessero per fare, ma mi disorientavano. Un giorno bazzicavo per l'ufficio e due uomini stavano parlando di non violenza e di autocontrollo. Poi uno di loro si mise a girare per la stanza facendo domande a tutti: Cosa faresti se ti spingessero? Niente, continuerei a fare quello che stavo facendo. Cosa faresti se ti picchiassero? Pregherei il Signore di perdonare i loro peccati. Cosa faresti se ti sputassero addosso? Continuerei a cantare. Era proprio troppo per me. Potevo accettare che qualcuno mi spingesse, mi colpisse, mi picchiasse, ma stare seduta e lasciare che qualche cane razzista del sud mi sputasse addosso, ebbene già solo l'idea mi faceva venir voglia di battermi. Per me se qualcuno ti sputa addosso è peggio di quando ti colpisce, specialmente se ti sputa in faccia. Cercai di convincermi che sarei rimasta seduta e che l'avrei accettato, ma ogni muscolo del mio corpo, ogni istinto in me si ribellava. L'uomo continuava a girare per la stanza e faceva a ognuno la stessa domanda. Quando arrivò da me risposi come gli altri, tranne che per la questione degli sputi. Non so, gli dissi. Cosa significa che non sai? Veramente non lo so. Bene, mia giovane sorella, si vede che non sei ancora pronta. Se vuoi ottenere la tua libertà, non c'è nessun sacrificio che sia troppo grande da affrontare. Tutti mi guardavano come se fossi una specie di stupida idiota. Mi sentivo colpevole, ma tuttavia non riuscivo ad abituarmi all'idea di permettere che qualcuno mi sputtasse addosso. L'uomo diceva che non ero pronta e non potevo che essere d'accordo con lui. Se ripensa a quei giorni, sento una grande ammirazione e rispetto per lo spirito di lotta e sacrificio che dimostrava il mio popolo. Affrontava teppisti bianchi, idranti, cani bastardi, il Kuklus Klan, sbirrico i manganelli e dal grilletto facile, armato solo della sua fede nella giustizia e del suo desiderio di libertà. Ricordo come mi sentivo in quei giorni. Volevo essere americana come qualsiasi altro americano. Volevo la mia fetta della torta di mele americana. Credevo che potevamo ottenere la nostra libertà semplicemente facendo appello alla coscienza della gente bianca. Credevo che il nord fosse realmente interessato all'integrazione e ai diritti civili e all'uguaglianza dei diritti. Me ne andavo in giro dicendo la nostra nazione. Il nostro presidente, il nostro governo. Quando veniva suonato l'inno nazionale o veniva pronunciato l'impegno di fedeltà, stavo sull'attenti e mi sentivo orgogliosa. Non so di che diavolo mi sentissi orgogliosa, ma sentivo il succo del patriottismo scorrermi nel, nel sangue. Credevo che se il Sud fosse potuto diventare come il Nord, ogni cosa sarebbe andata a posto. Credevo che noi neri stessimo realmente facendo dei progressi e che il governo, il presidente, la Corte Suprema li stessero facendo con noi e quindi le cose non potevano andare male. Credevo che l'integrazione fosse davvero la soluzione dei nostri problemi. Credevo che se i bianchi fossero potuti venire a scuola con noi, vivere vicino a noi, lavorare accanto a noi, avrebbero visto che eravamo della brava gente e l'avrebbero smessa di avere pregiudizi contro di noi. Credevo che l'America fosse davvero una buona nazione, come dicevano i miei insegnanti a scuola, la più grande nazione sulla faccia della terra. Sono cresciuta credendo a questa roba qua. Credendoci veramente, e ora, venti anni e passa dopo, mi sembra tutto un'atroce burla. Nessuno al mondo, nessuno nella storia ha mai ottenuto la propria libertà facendo appello al senso morale della gente che lo opprimeva. Se studi e hai una buona conoscenza del modo in cui fu funziona il sistema degli Stati Uniti, allora ti rendi conto, senza ombra di dubbio, che il movimento per i diritti civili non ha mai avuto una sola probabilità di successo. I bianchi, che siano del nord o del sud, che si sia nel 1960 o nel 1980, traggono benefici dall'oppressione dei neri. Che crede che sia il presidente o il vicepresidente, il congresso o la corte suprema che governano questo paese si sbaglia di grosso. L'onimpotente dollaro è il re. Chi ha più soldi governa il paese e con i contributi alla campagna elettorale. Compra e vende i presidenti, gli uomini del congresso, i giudici, vale a dire coloro che promuovono e applicano le leggi a favore dei propri benefattori. I ricchi hanno da sempre usato il razzismo per mantenere il potere. Odiare qualcuno, discriminarlo e attaccarlo per le sue caratteristiche razziali è uno dei modi di pensare più primitivi, più reazionari e più ignoranti che esista. Una guerra tra le razze non serve a nessuno, non libera nessuno e, non, e dovrebbe essere evitata ad ogni costo, ma una guerra razziale unilaterale con i neri che fanno da bersaglio e i bianchi che sparano è peggio. La nostra sarebbe una negligenza criminale, tuttavia se non affrontassimo il razzismo e la violenza razzista e non ci prepariassimo a difenderci da loro straniero. Tutto ciò che ami viene da un mondo diverso. Affamato, alza il tuo naso verso il mio riso e piselli. Una nuova vita. Fui portata al Roosevelt Hospital di Metuchen nel New Jersey e un piede mi fu incatenato al letto. Il dottor Garrett aveva stabilito che ero incinta di un mese. Quando mi visitò, chiese che le catene fossero tolte immediatamente, sulla base dell'elementare principio che un trattamento adeguato, sia mentale che fisico, per una donna che minaccia di abortire non sembrerebbe includere il fatto di essere incatenata a letto. La mia stabilità mentale era minacciata anche dalle guardie che stavano fuori dalla mia stanza d'ospedale 24 ore su 24 con le pistole puntate verso la mia testa. Dopo dieci giorni mi dimisero dall'ospedale nonostante le obiezioni del mio medico e fui portata alla prigione maschile del Middlesex e tenuta in isolamento da febbraio a maggio del 1974. All'inizio non mi davano nemmeno il latte, dal momento che era la carne di maiale ad essere servita come pietanza quasi ogni giorno, incominciai lentamente a morire di fame. Nelle prigioni di contea le cose funzionano così: un lenzuolo, una coperta da cavallo, una tazza di metallo, la cella viene perquisita se ti trovano dei generi di lusso come il sale. Facevano di tutto per vanificare le cure che il dottor Garrett cercava di prestarmi. Incaricarono un proprio medico e insistettero che fosse presente ogni volta che il dottor Garrett mi visitava. Ciò significò una drastica limitazione al numero delle visite che il dottor Garrett riusciva a compiere perché accadeva spesso al loro medico di non farcela venire al carcere nei giorni in cui la visita era stata concessa e programmata. I miei avvocati avevano iniziato una causa contro lo Stato del New Jersey davanti alla Corte federale per maltrattamento medico e violenza alimentare. Prima che fosse fissata la data dell'udienza, mi estradarono nello Stato di New York rendendo inutile l'azione davanti alla Corte federale. Quando arrivai di nuovo a Ricker, Rickers Island ero anemica e denutrita, secondo la visita di controllo di ammissione. Nel, nel New Jersey mi avevano dato pillole al ferro, ma rimasi anemica fino all'ultimo esame del sangue prima del parto. A Rikers, la dieta di gravidanza speciale, oltre al vitto normale, consisteva in latte in polvere, una spremuta e un uovo sodo al giorno. Questa è stata la mia dieta fino al parto e tutto aveva l'apparenza della normalità. Nel frattempo, gli avvocati avevano ottenuto un'altra ordinanza giudiziaria dal tribunale di New York, che permetteva al dottor Garrett di continuare a seguirmi. Quando questi arrivò per la prima volta a Rikers, ero in infermeria. Gli dissero che l'ordine del tribunale non era valido e che non poteva vedermi. Fui lasciata per tre giorni in una stanza con una donna, che in seguito risultò affetta da tubercolosi. Era maggio e avevano spento il riscaldamento. Tornò il freddo. Donne che stavano avendo degli attacchi per astinenza da metadone e una sorella che dicevano avesse la polmonite ammassavano coperte sui propri letti. La sorella continuava a peggiorare. Alla fine la portarono all'Elmhurst Hospital, dove scoprirono che aveva effettivamente la tubercolosi. Tutto questo io lo scoprì solo in seguito quando la riportarono a Rikers tenendola in isolamento con i medici che indossavano maschere e guanti quando la visitavano. Avevo anche la moniliasi, con perdite vaginali che si cominciavano ad aggravare, già che i medici del Montefiore Hospital, assegnati a Rikers, non riuscivano a mettersi d'accordo su come si dovessero curare. Rifiutarono qualsiasi trattamento fino a quando non fosse tornata la cultura inviata per analisi all'Elmhurst Hospital. Mentre loro aspettavano la restituzione, l'interno delle mie cosce si era arrossato e screpolato per le perdite e riuscivo a malapena a camminare. Il Montefiore Hospital e l'unità sanitaria ed ospedaliera si rivolsero al tribunale per impedire al dottor G Garrett di assistermi durante la gravidanza. Sostenevano che, essendo io una prigioniera, non era necessario che avessi un medico di mia scelta. Dissero anche che era di disturbo perché quando riusciva a vedermi scriveva spesso sulla mia cartella clinica ed essi trovavano la cosa molto fastidiosa. La corte diede loro ragione, ero solo una prigioniera. Il travaglio incominciò la mattina del 10 settembre 1974 alle 4 del mattino nel reparto principale numero 2 di Rikers dove ero detenuta nel reparto psichiatrico. Scesi dal letto, feci una doccia, mi legai i capelli e preparai le mie cose. Il travaglio era tranquillo, una contrazione ogni mezz'ora che diventò rapidamente una contrazione ogni quindici minuti. Alle undici ero sicura che fosse il momento, ma non c'era nessun dottore che lo confermasse e mi rifiutai di andare in infermeria. A mezzogiorno chiesi che fosse chiamato il dottor Garrett e in qualche modo riuscirono a mettersi in contatto con lui. Era all'Emmahurst Hospital cercando di convincerli a lasciarlo assistere al mio parto. Verso le tre del pomeriggio arrivò a Rikers e io salì in infermeria per incontrarlo. Mi disse che ero sfigurata e chiaramente in travaglio. Non avrei permesso ad altri medici di visitarmi. Un corteo di mezzi mi portò all'Emrast Hospital, mi sembrava come se un milione di auto della polizia ronzassero intorno al veicolo in cui stavo viaggiando io, una donna in pieno travaglio. E ci seguirono ovunque, dentro l'Emrast Hospital e su nella sala parto, circondarono l'ospedale. Fuori dall'Emmerald Hospital si stava svolgendo una manifestazione in difesa del mio diritto di scegliere il medico che mi avrebbe fatto partorire. Evelyn e il dottor Garrett tennero una conferenza stampa nell'ospedale per spiegare la situazione. C'erano due poliziotte nella sala parto e molte altre fuori. Avevo le contrazioni ogni cinque minuti. Alla fine permisi a uno dei loro medici un interno di visitarmi per vedere come procedesse il travaglio e fu quello un terribile sbaglio quando finì sanguinavo. Non permisi quindi a nessuno altro di loro di toccarmi ordinai loro di portarmi uno stetoscopio per vedere se il cuore del feto battesse normalmente e un paio di altri strumenti di cui avrei avuto bisogno, perché dissi farò nascere il mio bambino da sola. Ci fu una tregua per un paio di ore. Poi un'infermiera mi disse di camminare per alleviare il dolore e incoraggiare il travaglio. Mi alzai e a un certo punto feci finta di cadere, consapevole di quanto temessero le conseguenze legali, e i medici si affrettarono a rialzarmi dal pavimento. Sapevo che erano spaventati. Dichiarai nuovamente il bambino lo faccio nascere da sola. Controllai il cuore del nascituro con lo stetoscopio. Batteva normalmente. Questo comportamento o la conferenza stampa o la manifestazione fuori dall'ospedale sembrarono funzionare. Mi dissero che se firmavo una dichiarazione di esenzione che li liberava da ogni responsabilità, avrebbero permesso al dottor Garrett di assistermi nel parto. Firmai assicurandomi che non restasse loro alcuna forma di controllo sul dottor Garrett o qualsiasi cosa che avesse a che fare col mio parto e così fu Garrett arrivò, mi visitò, ascoltò il cuore del bambino e da un certo punto ruppe le mie acque. Mi spiegò con cura tutto ciò che sarebbe accaduto e rispose ad ogni mia domanda. Mi diede un anestetico locale per la cervice, non volevo il Demerol o cose troppo forti, ma il blocco paracervicale sembrò, sembrò, sembrò andar bene. A quel punto ero ormai troppo stanca. Ero ancora in travaglio, ma non sentivo dei dolori forti. Mi addormentai per un po. Mi svegliai prima dell'alba, verso le tre e mezzo, con la sensazione che il bambino stesse scendendo. Mi sembrava di sentire la testa. Chiamai l'infermiera. Questa, senza neanche guardare, disse che non ero ancora pronta ma, poiché insistevo, mi guardò e poi corse a chiamare il medico. Mi trasportarono in sala parto. Garrett mi diede un anestetico locale e praticò l'episiotomia. Spinsi per tre volte ed, ed eccola lì alle 4 del mattino. Kakuya Amala Olokbala Shakur è nata. Chiesi a Garrett di fare un controllo generale alla neonata allo scopo di assicurarne l'incolumità successiva. Il parto, in quanto tale, era stato sereno e meraviglioso, oltre ad ogni aspettativa. È importante per una donna fare l'esperienza del parto con gente di cui si fida. Fino ad ora, tarda di quello stesso giorno, 11 settembre, non mi portarono la bambina. Il dottor Garrett era andato a casa a dormire. Quando tornò, alle sei del pomeriggio, non aveva ancora potuto vedere la bambina. Ricordò loro, per, loro pertanto che avrei dovuto allattarla al seno. Gli risposero che non aveva scritto una prescrizione per l'allattamento. Alla fine mi portarono la bambina e l'allattai al seno ogni quattro ore. Un'esperienza incredibilmente bella. Le infermiere del reparto neonati erano molto amichevoli e gentili e mi tenevano informata sulle condizioni della bambina. Ma il personale del D11, il reparto psichiatrico dove mi tenevano in una stanza minuscola e presidiata, era ovviamente ben diverso. Mi concedevano solo una doccia al giorno, potevo solo sciacquarmi la bocca, ma niente spazzolino dentifricio loro non ne forniscono, gli amici non possono portarne e la prigione non lo consente. Dovetti pregarli per avere un reggiseno mentre allattavo. La prigione vietava di farne indossare uno. Molti strani medici tentarono di visita visitarmi per farmi dimettere rapidamente e togliermisi di torno, giunsi quasi alla rissa con un paio di loro perché rifiutavo le loro visite. Alla fine mi dimisero comunque, senza il consenso del mio medico. Il direttore degli istituti di pena Benjamin Malcolm aveva fermato una carta in cui si assumeva ogni responsabilità per la mia dimissione. Mi misero in un'ambulanza, incatenata la lettiga, e mi ricondussero al carcere femminile di Rikers Island. Mi portarono direttamente in infermeria e dissero: Devi restare qui ed essere visitata. Ero veramente depressa per essere stata separata così bruscamente dalla mia bambina. Dissi: Non voglio stare qui, non voglio farmi visitare. Mandatemi al PSA in un posto qualunque, non importa. Voglio starmene da sola. Lasciatemi sola. Non è esattamente ciò che fecero. Quando rifiutai di farmi visitare, uscii dall'infermeria e loro chiamarono la squadra punitiva. Un gruppo di guardiane robuste e grosse. Mi saltarono addosso e cominciarono a picchiarmi, mi gettarono a terra e mi legarono mani e piedi, mi trascinarono con le catene al PSA e si fermarono solo quando un'infermiera li pregò di smetterla. Mi misero allora sul materasso e lo trascinarono, mi portarono in una stanza di osservazione e mi lasciarono con le mani e i piedi incatenati. Non avevo fazzolettini igienici, nessun modo di lavarmi. Le manette mi tagliavano la pelle, le cicatrici sono ancora visibili e i polsi sanguinavano. In seguito venni a sapere di avere anche ricevuto una denuncia per aver dato uno schiaffo in faccia a una guardia mentre mi stavano picchiando. Continuai a rifiutare la visita medica. Alla fine mi portarono i fazzoletti. Mi lasciarono sul materasso, sul pavimento, senza letto e senza doccia. Rimasi là per due settimane. Continuai a rifiutare le loro attenzioni mediche insistendo perché fosse il dottor Garrett a visitarmi. Non mangiavo e così i miei seni che erano pieni di latte smisero di farmi male. Mi offrirono medici di ogni genere medicine, soprattutto tranquillanti. Mi mandarono lo psichiatra che ebbe il coraggio di chiedermi se fossi depressa. Il consiglio disciplinare si riunì davanti alla mia cella e mi inflisse una punizione addizionale di 14 giorni nel PSA. Tutti gli altri detenuti furono invece fatti uscire dal PSA. Durante questo periodo di tempo continuai a rifiutare il cibo. Ero debole e svenne un paio di volte. All'epoca era anche Ramadan, il periodo in cui è vietato mangiare fino al calar del sole per due intere settimane. Mangiavo solo una volta al giorno, quando il cibo era commestibile e nei primi giorni non mangiai assolutamente nulla. Dopo due settimane mi dissero se ti sottoponi a un'ispezione vaginale, puoi tornare al tuo piano, lo feci e tornai al mio piano. Il giorno dopo, il dirigente venne nella mia cella a informarmi che avevano deciso di isolarmi di nuovo per aver rifiutato una visita medica completa da parte del personale medico assegnato a Rikers dal Montefiore Hospital. E il fatto era che, tornata al mio piano, mi avevano detto che il dottor Garrett aveva avuto il permesso di visitarmi che si trovava a Rackers Island, che il mio avvocato si era rivolto al tribunale e che questo aveva disposto che potessi essere visitata da Garrett. Così aspettai. Entrò un medico bianco e disse che per poter essere visitata da Garrett dovevo prima farmi visitare da lui. Rifiutai. Poi fecero entrare un dottore nero che mi salutò con «Salve, sorella carissima!» Era veramente ignobile. «Rifiutai anche lui?» Costrinsero allora il dottor Garrett ad andarsene ed io fui rimessa in PSA. Mi minacciarono di segregazione amministrativa. Decisi allora di restare seduta sul pavimento e rifiutai di muovermi quando fu terminato il mio periodo in PSA, mi fecero rapporto e una munizione verbale. Dissero che l'ispezione vaginale era sufficiente. Poi, il giorno dopo mi isolarono di nuovo. Questa volta rimasi chiusa in cella per un mese continuava a rifiutare la maggior parte del cibo mi lasciavano uscire per fare una doccia quando volevano loro. Cominciai quindi uno sciopero della fame, e dopo un paio di giorni in quella minuscola cella cominciai a sentirmi male. Mi chiedevo per quanto tempo avrei resistito. Evelyn aveva sporto querela davanti al Tribunale federale di Brooklyn contro il commissario Malcolm ed Essie Marf, la sovrintendente del carcere femminile di Rikers, per costringerli a togliermi dalla segregazione punitiva. Avrei dovuto presentarmi in aula per l'udienza, ma non conoscevo la data. Poi un sostituto mi disse: L'udienza in tribunale è stata rinviata. Il tuo avvocato ti manda il suo avviso. Fatti vedere da un medico. Era una bugia. Fui visitata dal medico della prigione, seguendo quello che avevo creduto fosse un consiglio di Evelyn. Così ora non ero più rinchiusa, ero solo in prigione, e separata dalla mia creatura.